Se noi critichiamo e condanniamo gli altri, anche solo col pensiero, anche noi saremo criticati e condannati. Se accettiamo noi stessi incondizionatamente e accettiamo anche gli altri incondizionatamente, allora attrarremo persone nelle nostre vite che ci daranno la stessa accettazione. Pensieri di odio attraggono pensieri e azioni di odio. Pensieri di gelosia attraggono malesseri e fallimenti nelle nostre vite. D'altra parte, pensieri di perdono attraggono benessere e prosperità. Pensieri d'amore ci procurano amore. I nostri pensieri sono creativi. Qual è il vostro normale atteggiamento appena vi alzate dal letto? Se un continuo lamentarvi e arrabbiarvi, vi prenotate una brutta giornata. Se invece avete pensieri di gratitudine, buon umore, fiducia e amore, vi prenotate una magnifica giornata. Voi meritate di essere amati, voi siete degni di amore per il solo fatto di esistere, voi meritate tutto l'amore possibile e immaginabile, ma voi potete essere amati se lo credete. Ricordate, i vostri pensieri creano la vostra realtà. Dite quindi a voi stessi ora, io merito l'amore di chiunque. Questa affermazione è la chiave per molti cambiamenti positivi. Quando siamo arrabbiati con noi stessi, quando giudichiamo e critichiamo qualunque cosa facciamo, le nostre vite vanno a rotoli. Come possiamo aspettarci che gli altri ci accettino e amino se noi per primi non ci accettiamo e non ci amiamo. Io accetto e amo me stesso così come sono. È un'altra potentissima affermazione che vi aiuterà ad attrarre esperienze di gioia, amore e salute. Noi possiamo mollare il passato e perdonare chiunque. Trattenere vecchi dolori è un modo per punire noi stessi oggi per qualcosa che qualcuno ha commesso un bel po' di tempo fa. Questo non ha senso. Troppo spesso noi soffochiamo in una prigione di risentimento e questa è una terribile maniera di vivere. Perdonare non vuol dire giustificare il cattivo comportamento di qualcun altro. Vuol dire estromettere il nostro risentimento. Chiunque, inclusi voi stessi, sta facendo il meglio che può, con la comprensione e la conoscenza che possiede attualmente. Rinunciare al nostro risentimento e sostituirlo col perdono ci rende liberi da tante sofferenze. Il perdono è un dono a noi stessi. Il perdono stimola il nostro sistema immunitario, assicurandoci una salute più florida. Io perdono tutti, cominciando da me stesso. Con questa meravigliosa affermazione voi mandate un messaggio positivo all'universo. E continuando a ripetere questa affermazione, mettete in moto la legge di attrazione. L'universo è pronto a manifestare qualunque cosa voi decidiate di pensare e credere. Siate veramente desiderosi di trascorrere una vita eccellente. I pensieri possiedono un immenso potere creativo. Il vostro futuro può essere sempre più positivo, colmo d'amore e prospero. Leggendo e ripetendo le affermazioni positive di cui sopra, la vostra mente comincerà a sviluppare nuove abitudini che potrete adottare per sempre. Se accettate, amate e approvate voi stessi così come siete, tutto vi andrà bene. L'accettazione e l'approvazione di voi stessi sono le chiavi per ottenere cambiamenti positivi in ogni area della vostra esistenza. Daniele Barbarò.